botto, cazzo che botta, che botta, cazzo. Cazzo che botta. Ciao a tutti amici, ma soprattutto nemici del Momo Surf, e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per parlare di Bolide, il nuovo progetto di Amianto Comics. Non sapete cos'è Bolide? Ve lo spiego io. Da dove potrei partire per farla breve? Dal 1895. Spesso si tende a considerare il fumetto come un media giovane, e forse anche a ragion veduta se confrontato con le origini delle altre forme d'arte, ma il tempo passa inesorabile per tutti. Quella signorina, anche nota come nona arte, almeno negli stilemi nei quali ci piace riconoscerla, ha già spento ben più di 120 candeline. L'esordio mondiale del fumetto viene difatti attribuito al personaggio di Yellow Kid, creato dall'americano Richard Felton Outcault, e pubblicato a partire dal 1895 sul supplemento domenicale del New York World. Il proprietario del giornale, un tale Joseph Pulitzer, non so se lo avete mai sentito nominare, aveva da qualche tempo inserito nella sua pubblicazione un inserto a colori di una pagina che inizialmente riproponeva i capolavori dell'arte. Ma l'iniziativa non riscosse il successo sperato, per questo Pulitzer contattò Outcault, affidandogli la pagina e chiedendogli di realizzare illustrazioni a tema naturalistico. Ma anche queste attraevano poco il pubblico del tempo, chissà come mai. Venne quindi deciso di dare carta bianca al disegnatore, e questi ne approfittò per realizzare, seppur gradualmente, il miracolo. Il 5 maggio 1895 inizierà infatti la pubblicazione di Hogan Sally, una serie ambientata in un ghetto abitato da personaggi di fantasia. Qui apparì per la prima volta un bambino calvo con un lungo camicione blu, poi diventato giallo. Quel personaggio inizialmente marginale nel 1896 diverrà il protagonista, parlando dapprima attraverso l'uso di cartelli, poi con frasi riportate sul camicione ed infine attraverso l'uso dei balloon, dando così origine appunto al primo fumetto riconosciuto come tale, Yellow Kid. Si trattò di un successo tale che tempo dopo, da pagina domenicale, quello del fumetto divenne un appuntamento quotidiano. Dal lunedì al sabato era difatti possibile trovare sui giornali una breve storia composta da poche vignette, in bianco e nero disposte in orizzontale, la striscia. Il primo a cimentarsi fu nel 1907 Bud Fisher con la serie a fumetti Matt and Jeff. Il successo delle strisce fu tale che autori e storie iniziarono a spuntare come funghi. Ogni quotidiano voleva avere la propria striscia a fumetti ed il pubblico, prima di solo i bambini, ora cominciava anche anagraficamente a crescere. Ora gli adulti, che prima leggevano le notizie per poi lasciare le strisce ai più piccoli di casa, compravano il quotidiano per godere essi stessi della parte a fumetti. Cosa che naturalmente portò alla creazione di personaggi e contenuti sempre più maturi e ricercati. Per la pubblicazione delle prime strisce in Italia dobbiamo aspettare fino agli anni 40, quando fa il suo esordio il Piccolo Sceriffo, creato da Tristano Tonelli e disegnato da Camillo Zuffi, un western con protagonista il giovane Kit Hodgins, pubblicato dal 1948 al 1966. Solo pochi mesi dopo fa la sua prima apparizione il Tex Willer a strisce, creato da Giovanni Luigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galleppini. Tex ritengo di non dovervelo presentare. Ma la casa madre di Santi, Poeti e Navigatori non si limita a prendere il prodotto d'oltreoceano e replicarlo pari pari. Decide anche per interesse di apportare delle innovazioni. Ed è così che le strisce nel nostro paese non vedono la luce come inserto di un quotidiano, ma bensì come volumetti a sé stanti. La striscia come prodotto autonomo ebbe mercato nello stivale fino alla fine degli anni 60, quando venne pian piano soppiantato dagli albi a fumetti nei vari formati. Paradossalmente solo successivamente, negli anni 70, 80, la striscia fece la sua comparsa su quotidiani e riviste, con titoli fortunati come lo Sturmtruppen di Bonvi o il Lupo Alberto di Silver. Negli anni 90, fino ad arrivare ai giorni nostri, il fumetto a strisce, inteso proprio come formato, sembrava essere morto e sepolto. A cavalcioni tra un secolo e l'altro si sono susseguite solo operazioni di ristampa per collezionisti e nostalgici. Io personalmente da bambino acquistavo quelle di Capitan Mickey, personaggio che amavo, che venivano vendute tre alla volta in un'operazione più atta a svuotare magazzini che altro. Molto più recente è l'iniziativa di Bonelli, che ha prodotto una storia in strisce in 6 volumi con protagonista il buon vecchio Zagor. Una trovata decisamente molto commerciale e poco ispirata.
I social invece sono diventati una nuova fucina di talenti da questo punto di vista. Le strisce quotidiane hanno trovato nuova linfa vitale sul web e molte nuove serie sono nate proprio grazie al galeotto incontro tra autori e Facebook, Instagram e basta, gli altri social sono inutili. Su tutte mi sento di nominare Mo Mac and Stone del duo Munari e Forcelloni, serie estremamente divertente di cui vi avevo già parlato e che vi consiglio di recuperare. Potete leggere le gag e le gesta del trio di protagonisti ogni giorno sulle loro pagine social, oppure potete acquistare il volume che raccoglie 2 anni di strisce. E veniamo finalmente ad oggi. Come dicevo in apertura, vorrei parlarvi di Bolide, un progetto di Amianto Comics che nel 2019 ha deciso di dare nuovo lustro alle strisce a fumetti. E lo fa unendo passato e presente, o meglio, facendo impattare vecchio contro nuovo. Alcuni tra i migliori fumettisti del panorama italiano attuale si sono infatti confrontati con il fumetto avventuroso nelle declinazioni più in voga negli anni in cui le strips la facevano da padrone. Il risultato finale è appunto Bolide, una raccolta di 7 volumi in formato striscia 21x10, quello che vedete nelle mie mani, di 30 pagine ciascuno in bianco e nero con copertina a colori. Nello specifico autori e generi coinvolti saranno Nova! Alle prese con un'avventurosa spy story ispirata dal classico Modesty Blaze, ci proporrà il suo Combat JGG. Tuono pettinato! Farà sua la space opera la Flash Gordon, prendendo in esame l'Italia contemporanea e le sue falle con il suo Sindaci. Francesco Guarnaccia! Il Guarnaboy ci porterà nel cavalleresco mondo di Pika Prince, un odierno Prince Valiant. Pugna! Con Franco di Tagliagole se la vedrà con pirati, battaglie navali e mari d'Oriente, seguendo la scia tracciata da Terni ai pirati. Taddei e Angelini si caleranno nelle migliori ambientazioni crime con L'Ispettore, Dick Tracy del 2019. Vincenzo Filosa, da sempre appassionato lettore di Tex, ci trasporterà nel suo personale selvaggio West con Le avventure di Cane malato. Il trio Almafè con Federico Fabbri ci faranno da ciceroni in una giungla fatta di liane tossiche e realismo capitalista in compagnia di Giungla Giorgio, un Tarzan post-apocalittico. Il tutto sarà contenuto in un pratico raccoglitore in cartone che potrebbe però anche essere in legno, addirittura in legno con sopra inciso il proprio nome insieme all'illustrazione di uno degli autori coinvolti. La scelta sta a voi, in quanto per la prima volta i ragazzi di Amianto hanno deciso di finanziare il progetto tramite un crowdfunding su Indiegogo. Vi lascio il link in descrizione. Potrete quindi scegliere voi quanto pagare, partendo dai 5 euro per l'edizione digitale fino ad arrivare alla Riccanza Edition, che oltre al cofanetto in legno prevede anche la maglietta, una pipa intagliata a mano ed altro. Perk per tutte le tasche, insomma. Grazie anche alla collaborazione stretta da Amianto con Woodby, Pennacchi Pipe e Trasando. A mio avviso ci troviamo davanti ad un progetto davvero interessante, coerente con il percorso artistico di Amianto e che soprattutto si va ad incontrare con la qualità delle loro produzioni. Vi invito quindi quantomeno a cliccare sul link che vi lascio in descrizione, così da poter dare una sbirciata al progetto e a tutti i perk aggiuntivi ad esso legati, ma anche a sostenerlo acquistando la versione che più fa per voi. Sono piuttosto sicuro che vi troverete davanti ad un prodotto capace di soddisfare qualunque tipologia di lettore, ma anche davanti ad un oggetto da collezione che sono pronto a scommetterci diventerà oggetto di culto negli anni a venire. Lo so, sembra un po' Giorgio Mastrota in questo momento, ma vi assicuro che è solo perché da tempo un progetto fumettistico non mi entusiasmava così tanto. Fateci un pensiero. Bene, cari amici e nemici, io con questo ho concluso, vi ringrazio di aver visto il video fin qui, spero che questa tipologia di video, dove un po' come ha fatto Bolide, cerco di mischiare vecchio e nuovo, vi piaccia, fatemelo sapere. Qualora così fosse potete lasciarmi un commento qua sotto, lasciare un mi piace e iscrivervi al canale qualora non lo aveste già fatto, qualora così non fosse potete lasciare il non mi piace, a voi la mala pasqua, ma almeno scrivetemi perché nei commenti, così da aiutarmi a crescere. Potete cliccare qua sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni volta che faccio uscire un nuovo video, eccetera, eccetera. Ciao a tutti e alla prossima!